Ciao, sono Maria Luisa. In questo periodo è nota a tutti la carenza di mascherine e per questo motivo oggi sono qui per spiegarvi come fare a disinfettarle per poterle poi riutilizzare. Il metodo che vi spiegherò è un metodo che è stato proposto dall'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze. Vediamo un po' in cosa consiste. La prima cosa da fare è sanitizzare la superficie d'appoggio con una soluzione alcolica o con un altro disinfettante idoneo. Dopo aver sanitizzato la superficie di lavoro, è necessario prendere la mascherina indossata utilizzando gli elastici ed evitando di toccare la parte interna. Quindi prendo la mascherina e la vado ad adagiare sul piano di lavoro con la parte esterna rivolta verso l'alto. Arrivati a questo punto, vado a distribuire uniformemente la soluzione alcolica su tutta la mascherina, elastici compresi, e ripeto l'operazione anche nella sua parte interna. Una volta fatto questo, la lascio asciugare per circa 30 minuti in un luogo protetto. Adesso invece vi spiegherò come va preparata la soluzione alcolica. La soluzione alcolica va preparata utilizzando dell'alcol a 96 gradi. Di quest'alcol ne prendo 68 grammi e a questi 68 grammi di alcol vado ad aggiungere 32 grammi di acqua bollita. L'acqua deve essere bollita perché deve essere sterile. Una volta preparata la soluzione, la vado a mettere all'interno di uno spray erogatore tipo questo. Quindi mi raccomando, la mascherina non va mai toccata nella sua parte interna onde evitare il rischio di contaminazioni e se dovesse presentare delle evidenti alterazioni non va riutilizzata. Bene, detto questo, il mio video termina qui e mi raccomando, restate a casa. Ciao!